Ciao ragazzi, benvenuti in un video che sarà un video haul ma anche un video di giveaway, perché ho ricevuto un sacco di cose e voglio assolutamente condividerle con voi. Perché io sono una persona sola, voi invece siete in tanti e le cose che mi hanno mandato sono davvero tantissime, per cui assolutamente la prima cosa che mi è venuta in mente è: voglio regalare un po' di tutto questo ben di Dio a qualcuno di voi. Sapete che ci tengo davvero, se io potessi vi riempirei di regali da mattina a sera. Quindi, dato che ho questa opportunità, ho pensato di fare un giveaway. Come avete letto dal titolo, questo haul è un video haul in collaborazione con Tesa, che è un'azienda tedesca che produce fondamentalmente materiale per il fai da te. Quindi tutto quello che riguarda il bricolage, da nastri adesivi di tutti i tipi, colle, tutto quello che può servire in casa fondamentalmente per aggiustare, per appendere, per creare ex novo tanti tipi di oggetti diversi. Io usavo i prodotti Tesa già da una vita, perché comunque dove vivo io ci sono moltissimi negozi, catene di bricolage che vendono fondamentalmente i prodotti Tesa. E poi anche perché hanno veramente una gamma infinita di cose. Di solito io, quando cerco ispirazione per i miei tutorial di crafting, vado nei negozi di bricolage, soprattutto le grandi catene, e lì vado nei reparti dove ci sono tutte le colle, tutti i nastri adesivi, e comunque comincio a guardarmi intorno, cerco di capire a cosa può servire, magari se c'è una colla particolare per tessuti, un mastice particolare, un tipo di nastro adesivo magari particolare, perché come avete visto ho fatto i portafogli con il nastro adesivo americano, ho fatto un sacco di cosine con questi materiali che apparentemente non sembrano molto artistici, però in realtà sono super versatili. Quindi io la marca Tesa già la conoscevo, già la usavo da tantissimo tempo, e quando mi hanno contattato sono rimasta ovviamente contentissima, perché conosco i loro prodotti già da prima e so che hanno dei prodotti davvero validi, ma anche molto molto alternativi, originali, particolari, che non si trovano sempre in tutte le marche. Ma soprattutto una cosa che mi piace di questo marchio è che è molto molto reperibile, almeno dove vivo io, qua al nord, si trova ovunque, quindi credo che sia uno dei marchi più venduti fondamentalmente. Quindi adesso vi faccio vedere quello che mi hanno mandato, perché è veramente un sacco di roba, ma soprattutto guardate che carino mi hanno mandato questo espositore, è pesantissimo, fatto a casetta, che è davvero graziosissimo, con il loro logo Tesa. E mi hanno mandato questa casetta fantastica, piena di cose. E adesso cerco di farvele vedere un po' tutte. Quindi, allora, la prima cosa che vi faccio vedere che mi hanno mandato è una cosa che sicuramente vi interessa tantissimo se seguite il mio canale, se siete dei crafters o delle crafters, perché chi fa oggetti di crafting di solito usa tantissimo questo prodotto, anche chi fa scrapbooking. E sto parlando degli washi tape, con questo nome che significa nastro washi, che è una parola giapponese, e però ovviamente in italiano si può tranquillamente chiamare nastro decorato. Finalmente comincia ad arrivare anche in Italia, è già arrivato da un annetto e mezzo nella grande distribuzione. Fino a prima si faceva più fatica, fino a qualche anno fa, quando ho fatto io il video di come farlo fatto in casa eccetera, si faceva molta fatica a trovarlo e si doveva comprare online. Adesso invece finalmente è arrivato anche da noi, e infatti anche Tesa ha prodotto la sua linea di washi tape, o come lo chiamano loro, deco tape, perché è un nastro decorativo per decorare. Per il momento Tesa ha prodotto 5 diversi tipi di design per questo deco tape, che sono questi, e quindi questo, diciamo, questa è la linea dei loro deco tape, i nastri decorativi. Poi un'altra cosa che mi hanno mandato, questa è veramente tanto innovativa, io, ecco, questa lo ammetto, non la conoscevo, l'ho conosciuta adesso dopo che me l'hanno mandata, l'ho sperimentata, l'ho provata, e devo dire che è veramente una figata, si può dire una figata, ormai l'ho detto. Allora, questi qui sono i power strips, e ovviamente ci sono in diverse varianti, ed è un prodotto nuovissimo di Tesa, che mi spiegano, appunto mi hanno spiegato loro, che
arriva adesso praticamente in Italia. E quindi io ho avuto anche l'onore di provarlo in anteprima praticamente. E questo qui è la versione transparent, quindi sono trasparenti. Poi c'è la versione poster, che sono questi. E poi c'è la versione normal, la versione invece power strips opachi bianchi, che sono questi qui. Adesso io ho i campioncini, ovviamente vengono venduti in confezioni come queste. E poi hanno fatto anche i power strips con i ganci, proprio il massimo, ovvero vi vendono sia lo strip sia il gancetto. Ci sono nella versione bianca come questi, oppure trasparenti come questi, un po' più piccolini. Altre cose particolari che mi hanno mandato sono queste colle, che sono colle che io già avevo, infatti qui nel mio reparto crafting avevo già la loro colla, che è la loro colla universale, che è questa qui, che uso tantissimo. E ragazzi, incolla da Dio, cioè questa qui veramente, una volta che ha incollato non si stacca più, è fantastica. E quindi la uso, e tra l'altro ha questa confezione molto particolare, qui si può tra l'altro usare anche il beccuccio per stendere il prodotto, insomma è molto particolare. E loro mi hanno mandato questa qui, che invece è sempre una colla universale multifunzione, e poi questa qui, che è la versione piccola della stessa che vi ho fatto vedere prima, che è la colla universale. Anche questa attacca praticamente di tutto: tessuti, sughero, pelle, legno, carta, cartoncino, pellicola, feltro, gomma, pietra, metallo, porcellana, ceramica, cioè qualsiasi cosa. Poi mi hanno mandato dei nastri trasparenti, questo qui è trasparente, piccolino, con il suo dispenser. Poi mi hanno mandato questo qui, che è molto interessante perché è un nastro tipo telato, molto resistente anche all'acqua. Poi mi hanno mandato questo altro biadesivo, che è particolarissimo perché è biadesivo che c'è scritto praticamente specchio, se vedete. E questo qua, poi c'è scritto biadesivo forte tenuta per il fissaggio veloce di specchi ed altri oggetti 4 mm, cioè quindi oggetti spessi 4 mm, per ambienti umidi come ad esempio i bagni, aderisce su tegole, legno, sulla maggior parte di materiali plastici. E poi insomma, poi c'è tutta una serie di istruzioni che per capire come attaccare, la grandezza dello specchio, quanto nastro vi serve, eccetera. Sono molto precisi nelle istruzioni, tra l'altro, loro. E questi tipi di nastri o colle che resistono all'acqua, secondo me, sono dei prodotti veramente fenomenali. Mi hanno mandato questo nastro adesivo di quelli super strong che io chiamo americani, e loro chiamano nastro telato, che è di colore rosso. Finalmente stanno arrivando anche, loro li fanno di vari colori, non soltanto grigio, nero o trasparente. Poi ovviamente questo, che già possedevo ma me l'hanno rimandato, che è il nastro che io chiamo americano telato trasparente, e che avete visto in un sacco di miei video, anche l'ultimo video, quello degli astucci, e io lo uso un sacco, è una mega figata. E questo qui, che è la stessa cosa, solo che è la versione super trasparente, quindi senza la tela all'interno, quindi praticamente non è telato, ma è extra power, lo chiamano. E poi mi hanno mandato due tipi di nastro di carta. Questo qui si chiama Precision Sensitive, quindi diciamo è un nastro per mascheratura, come quello che usiamo normalmente per l'acquarello. E sensitive nel senso che è delicato. E poi c'è questo qua, che quando l'ho visto ho detto no, è bellissimo, questo lo voglio assolutamente, devo ancora provarlo, vedete, intatto. Però praticamente questo qui è sempre un nastro per mascheratura, quindi sempre di carta, però si chiama flexible, e come vedete dalla foto, dall'immagine, si può piegare dandogli una forma arrotondata, quindi si possono fare le nuvolette fantasmalose. E questo qua, quando l'ho visto, sono rimasta proprio, ho detto no, questo è proprio il mio, cavolo. E quindi non vedo l'ora di provarlo questo. Se qualcuno di voi l'ha già provato, mi faccia sapere come vi siete trovati, perché è un'idea geniale, secondo me. Poi mi hanno mandato un po' di loro colle stick,
mi hanno mandato questa colla qui, che invece è quella colla che si stende con il rullo, che sono ultra comode, soprattutto per chi fa scrapbooking o lavora molto con la carta, e anche questa incolla un sacco, già la usavo. E poi mi hanno mandato, perché io sono una crafter, questi due simpatici, queste confezioni di colla glitter deco, e praticamente questa ha questi colori un po' più scuri. Questa qui invece ha tutti i colorini cari, tenui, dolcissimi. Questa proprio mi ha fatto impazzire quando l'ho vista. E con questo ci farò un sacco di cose sicuramente. Ecco qua, questo è il bottino. Come vedete, veramente tantissima roba. Adesso volevo farvi vedere alcune delle cose nello specifico, soprattutto quelle un po' più particolari. Allora, la cosa proprio più innovativa, come dicevo, sono questi power strips, che sono questi. Qui c'è un campioncino che mi hanno mandato, che adesso vi faccio vedere come funzionano questi power strips. Questi qui sono quelli trasparenti, fissaggio invisibile, quindi qua fa vedere che sono stati applicati, è stato applicato questo contenitore per, diciamo, contenere pennelli, con il power strip trasparente che non si vede, si mimetizza sulla parete o comunque sulla superficie. E qua nel campioncino c'è proprio il lembo del power strip, perché hanno usato proprio il power strip per chiudere la carta, e fanno vedere che se tu lo tiri, viene via così, cioè si tira e vi rimane così in mano praticamente, e la carta rimane perfettamente, vedete? Perfettamente pulita, senza venire strappata, rotta o rovinata, e quindi non rovina le superfici in sostanza. E questa è la cosa più innovativa in assoluto. Io non avevo mai visto una cosa del genere, quindi per me è, cioè, veramente fighissimo, ed effettivamente funziona. Questi qua per la carta, appunto per i poster, che vedete tengono fino a 200 grammi, questo qua tiene fino a 1 chilo, e questi qui, questo fino a 200 grammi, questo fino a 1 chilo, e poi ci sono quelli che tengono fino a 2 chili, credo siano questi. Ora non hanno la loro confezione, ma credo siano questi qua un po' più grandi. Poi volevo farvi vedere da vicino i deco tape, questi qui, nelle 5 diverse colorazioni, diciamo, 5 diversi design. Praticamente questi sono i classici washi tape di carta, quindi è un nastro di carta colorato e decorato, quindi stampato con delle stampe. Rispetto agli washi tape che uso, che vi ho fatto vedere mille volte nei miei video, questi qui sono più adesivi, quindi attaccano di più e sono secondo me anche più duraturi. Quindi questo è il color fucsia tinta unita. Poi c'è questo qui che io adoro, è forse il mio preferito, con tutti i pois colorati, che si abbina molto bene. Hanno cercato di fare anche degli abbinamenti, è una cosa molto intelligente e carina. Poi ci sono questi due, che sono invece colori più neutri e che io personalmente trovo molto molto eleganti. I nastri decorati che avevo io erano tutti coloratissimi, quindi avere anche l'alternativa invece bianco e nero è veramente bello. Poi stanno davvero davvero bene insieme, guardate che bello effetto che fanno alternandoli così, veramente bellissimi. E poi una cosa che ho notato che è veramente intelligente è che si possono praticamente sovrapporre in modo da ricreare la fantasia intera, vedete? Cioè se lì, vediamo se è qui, cioè se voi invece di metterlo a caso lo posizionate precisamente nel punto giusto, si ricrea la fantasia, si ricrea un continuo della fantasia, quindi non c'è uno stacco. Ok, quindi questi che vedete qua sono i pensierini che ho messo in palio per voi, per 4 di voi. Allora, li ho abbinati in questo modo: questi due pezzi, quindi sono la colla multiuso e il nastro per mascheratura, insieme ad un campioncino di power strips. Poi c'è questo, che invece è un glitter deco in questi colori, che tra l'altro sono anche molto natalizi, vedete,
Quindi per chi di voi ama il Natale, ama fare un sacco di lavoretti di crafting natalizi, questi secondo me sono adatti, insieme a due nastri decorati di Ecotape e il campioncino di Power Strips. Poi qui c'è invece questo terzo regalino, che è composto da glitter deco con questi colori pastello dolcissimi, tre deco tape in queste colorazioni e il campioncino di Power Strips. E per ultimo invece il set completo di tutti i deco tape, quindi con tutte le colorazioni e il campioncino di Power Strips anche per voi. E questo è il regalino numero 4. Quindi questi sono i 4 regalini che voglio farvi io personalmente con la collaborazione di Tesa. Tesa ha fornito queste cose a me, ma poi sono io che ho deciso di regalarle a voi. È diciamo un'iniziativa completamente mia, autonoma, quindi l'azienda è sollevata da qualsiasi responsabilità rispetto a questa mia iniziativa. Però ci tenevo a farvi questi regalini, condividere con voi queste belle cose, tutto questo ben di Dio. Quindi se volete partecipare a questo giveaway, ragazzi, praticamente quello che vi chiedo di fare è di lasciare da 1 a 3 commenti, massimo 3, qua sotto a questo video e da nessun'altra parte, quindi sotto questo video fino a 3 commenti in cui vi chiedo di darmi delle idee su come utilizzare in maniera creativa questi prodotti. Quindi qualsiasi cosa vi venga in mente che sia il più creativo possibile, il più pazzesco, più bizzarro possibile, scrivetemelo qua sotto e io selezionerò 4 di voi, quelli che mi hanno lasciato l'idea che secondo me è veramente più particolare, creativa, innovativa. Il giveaway rimarrà aperto all'incirca una settimana, 10 giorni, poi trovate tutte le informazioni qua sotto nell'info box, quindi più precise. Mi raccomando, leggete qua sotto perché poi ci metterò anche tutto il regolamento. E niente, che dire, date sfogo alla vostra creatività e ovviamente incrociamo le dita per i vincitori. Bene ragazzi, quindi il video finisce qui, volevo soltanto farvi vedere tutto questo ben di Dio e ringrazio ovviamente l'azienda, ringrazio Tesa per questa bella collaborazione. Ci sarà anche un video in collaborazione con loro, quindi dove realizzerò con i loro prodotti dei progetti di crafting e questo video non so se lo caricherò prima o dopo questo, e noi ci vediamo nel prossimo video sempre qua sul mio canale Art TV by Fantasvale tutte le settimane. Un bacione, un abbraccio e alla prossima, ciao.